Macro categoria studi e boutique legali e professionali. Categoria diritto amministrativo. Il premio è quello di studio professionale dell'anno diritto amministrativo consulenza. Leggiamo la motivazione. Per il nuovo approccio adottato e per proporsi come studio multipractice a Trento e Bolzano, leader nella regione del Trentino Alto Adige, per la professionalità, la competenza e l'elevata specializzazione. Il premio va a IOS Studio Legale e Tributario. E invito a salire sul palco con me, eccolo che arriva, Andrea Girardi, partner. Benvenuto. Grazie, grazie mille. Grazie per essere con noi, questo è il suo barra vostro premio. Nostro, sì. Naturalmente, nostro, però lei così sta simbolicamente ricevendo il premio per tutto lo studio. Allora, si accomodi pure perché, insomma, partiamo dal presupposto che è stato un anno complicato, ma insomma essere premiati come eccellenza del nostro territorio significa tanto. Quindi le chiedo che cosa significa per lei e per voi. Beh, il riconoscimento è importante per diversi motivi. Primo, per chi ce lo riconosce oggi, lo conferisce, quindi la riconosciuta authority che ha nel campo, e quindi per noi è già questo un motivo di soddisfazione. Il secondo è perché proprio si va anche a premiare il lavoro, ma quello tutti siamo sempre in trincea, ma in particolare il lavoro, diciamo così, di provincia, se sì, vogliamo sì, chiamarlo così, certo, a cui viene prestata comunque attenzione, nonostante oggi ci troviamo a Milano, dove è il centro ovviamente del business e anche delle nostre grandi attività, unitamente ad altre città. Però noi siamo un po' i confini del regno. Beh, però, insomma, lei ha detto Milano il centro del business, borsa italiana, poi non ne parliamo, però che funge, insomma, da, come dire, prende tutte le eccellenze del territorio. Lei dice siamo praticamente al confine. Questo è importante. Beh, per noi appunto, sì, perché il mondo germanofono, certo, ce l'abbiamo vicino. Non si può comunque non essere oggi anche a Milano, e infatti ci siamo. Infatti ci siete con un premio, insomma. Allora, abbiamo letto nella motivazione, così parliamo anche un po' delle sfide che avete affrontato soprattutto nell'ultimo periodo, ma soprattutto quelle che andrete ad affrontare. Tanto l'abbiamo letto, leader nella regione del Trentino Alto Adige, professionalità, competenza, elevata specializzazione, e poi per il nuovo approccio adottato. Cosa avete messo in campo in questi ultimi mesi? Allora, stiamo lavorando molto, ormai come anche l'ambito legale segue un po' quelli che sono i nostri clienti e le imprese, quindi noi stiamo lavorando molto sul tema della digitalizzazione, quindi dell'intelligenza artificiale, del machine learning, della chatbot e dell'applicazione di queste nuove tecnologie, quale ausilio alla professione. Parlo sempre di umanesimo digitale, però, perché la persona non la sostituiamo. Però oggi prescindere da queste tecnologie vuol dire rimanere molto indietro sul mercato anche legale. Certo, beh, no, però mi piace umanesimo digitale, perché comunque al centro dell'attenzione c'è sempre chi lavora. Infatti lei ha specificato, sono arrivato io a prendere il premio, ma è nostro, quindi quello è fondamentale, certamente. Anzi, soprattutto dopo un anno di contatti che sono stati rimodulati, no, tra le persone. Forse ci sono dei valori aggiunti proprio per questa carenza che abbiamo avuto, però non so qual è la vostra esperienza da questo. Ma certamente sì, diciamo che per chi è pronto al cambiamento, anche il tema di quest'ultimo anno è stata solo una grande opportunità, per noi lo è stata, certo, di migliorare, di costruire in maniera diversa ciò che prima magari facevamo per prassi e abitudine. Evidentemente il rapporto diretto, il rapporto personale è insostituibile, ma molto può anche essere fatto in maniera diversa e anche molto più efficiente lato, certo, lavoro. E questo ce l'ha insegnato. Per il futuro? Per il futuro la nostra ambizione adesso è un consolidamento in regione, ormai ci siamo, fuori anche stiamo lavorando e stiamo puntando a Bruxelles. Ecco, quindi espansione totale. Mi auguro che quando ci rivedremo, e spero l'anno prossimo, insomma, sapete che le eccellenze vengono monitorate sempre da noi, dalle fonti, e speriamo di rivederci su questo palco con tanti nuovi successi, tante nuove idee, insomma, non in ultima quella che ci ha appena raccontato. È un bell'augurio che accolgo volentieri, a nome di tutto, ringraziandovi molto.
Va bene, grazie a voi naturalmente. Prego, può ritirare il suo premio Andrea Girardi, partner IOS Studio Legale Tributario. Grazie e complimenti. A voi, grazie mille ancora.